Buonasera e bentornati a microrganismi, buoni alleati della natura e bentornato al nostro ospite Roberto Selimè. Grazie, grazie dell'invito. Grazie a lei, lo presento per chi già non la conoscesse in realtà ormai tutto il nostro pubblico, comunque Roberto Selimer, erborista, fitocosmetologo, docente universitario e ricercatore. Allora, eh, oggi vogliamo parlare in particolare degli allevamenti perché eh, ci sono tanti tanti problemi. Eh, recentissima la, la notizia di cronaca della peste suina che ha eh, veramente sì, insomma qui involto. nella nostra zona poi in particolare creato tantissime difficoltà. Certo e purtroppo tutti gli anni si ripetono eh, queste, questi drammi e eh, in modo particolare diciamo che il problema riguarda tutto il mondo dell'animale e, e noi cerchiamo di dare il nostro contributo però raccomandando solo una cosa che dobbiamo cercare soprattutto di trovare il senso di creare un ambiente veramente ottimale perché solo con la prevenzione riusciamo a debellare questi, diciamo, questi problemi che sono veramente troppo anche sofferti, invasivi e devo dire che questi studi osservazionali che noi da tanto tempo abbiamo messo a punto grazie anche a tantissimi allevatori ci danno le ragioni per capire quanto è importante lavorare sulla prevenzione e quindi il mondo delle, degli animali è un mondo da seguire e soprattutto da gestire in un modo Devo dire più corretto, partendo soprattutto da una buona bonifica dell'ambiente. Allora possiamo descrivere anche come è nato questo studio osservazionale perché certo. credo che sia fondamentale perché serve metodo di lavoro, ma soprattutto questa collaborazione prende piede perché poi anche il vicino, rendendosene conto del beneficio che si può ottenere, comincia naturalmente a a prendere la consapevolezza di iniziare un trattamento come si deve. Prima cosa va osservato l'ambiente, l'ambiente dove vivono gli animali. E quindi, se abbiamo un ambiente abbastanza eh, insudiciato, definiamolo così, quindi eh, l'inserimento dei microorganismi io credo che siano la soluzione per affrontare il problema, ed è credetemi che è il rimedio. Il rimedio come possiamo ottenerlo? Bastano 250 grammi di questi microrganismi dispersi magari in, 500 litri, in 50 litri di acqua, quindi loro, come sentono l'acqua che è la prima fonte di vita, si attivano e cominciamo a nebulizzarli o a spruzzarli perché il prodotto tende a formare una piccola sedimentazione legata naturalmente a dei minerali che la contengono su tutte le pareti, sui soffitti, sulle pavimentazioni interne ed esterne, anche magari a ridosso dell'animale. Qua cosa avviene? Avviene un processo che questi microrganismi aggrediscono immediatamente tutto ciò che è patogeno e organico in decomposizione, quindi uova, larve, muffe e in modo particolare cominciano a digerire tutto ciò che sono feci, orine. E non so, latte, possiamo dire le sostanze che troviamo nell'ambiente. Anche sangue? Ab anche sangue, sicuramente, e tutto ciò che è organico. Cominciando anche un bel processo di decomposizione, abbattendo in 24 ore anche fino al 50% di tutte queste emissioni di gas, naturalmente, che creano poi un ulteriore disagio all'animale, soprattutto. Sull'apparato delle vie respiratorie, quindi si parla anche dei polmoni. E poi anche gli odori che spesso e si scoprono. E anche sentono soprattutto gli odori, perché no? abbiamo anche questo abbattimento e ci sono degli strumenti che si possono naturalmente adottare e vedere quanto crolla magari questa emissione di gas. Contemporaneamente, sono sufficienti dai 3 ai 5 grammi, perché dipende sempre dall'ambiente, ogni metro quadro di. Disperdere le, questi microorganismi in versione polvere, magari muniti di un soffietto, in questo caso anche in presenza dell'animale. Quindi il primo trattamento è sufficiente una volta al mese da ripetere. Il secondo trattamento, sempre con questi microorganismi, pensate soltanto 5 grammi metro quadro, pe, pensiamo alla peggiore delle ipotesi, lo ripetiamo settimanalmente. Io capisco l'allevatore che magari potrebbe dire non ho tempo, ma il tempo lui lo recupera, è sufficiente che battezzi un giorno a settimana se il lunedì è una giornata impossibile, magari se il martedì mercoledì e crea un metodo di lavoro. Oltre ad abbattere gli odori, già in una prima settimana cominciamo a notare dei benefici notevoli proprio sulla salute non solo dell'ambiente ma anche in modo particolare dell'animale, di chi ci lavora e avere anche un buon rapporto col vicinato, perché queste emissioni di odori sgradevoli sicuramente non fanno bene anche alla nostra salute e creano spesso diciamo, disagi e conflittualità. L'animale, se noi prendiamo ad esempio un bovino, cominciamo a vedere dei miglioramenti a livello podolico, niente mastopatia, quindi una forte in una settimana già una riduzione ai problemi di mastiti e la salute nell'animale lo vediamo anche sul manto, sulla tranquillità dell'animale per poi cominciare ad, ad, ad aggiungere una cosa estremamente importante che è che questi microorganismi digerendo tutte queste sostanze cominciamo finalmente a recuperare il vero fertilizzante che la terra aspetta. In seguito e contemporaneamente all'interno dell'alimentazione si può integrare con un complesso di, eh, anche qua mettiamo dei microorganismi, ma utilizziamo sicuramente delle composizioni zeolitiche che hanno una forma particolare e che assumono la coerenza all'interno dell'ambiente in cui da 20 grammi per un suinetto magari o un vitello o ad esempio per quanto concerne un animale adulto 40 grammi capogiorno da inserire nella classica alimentazione che può essere integrato proprio nell'alimento. Queste sostanze sono estremamente importanti sotto il profilo della salute dell'animale e lo vediamo soprattutto perché il problema di queste epidemie verrà sicuramente ridotto se non debellato completamente. In un ambiente proprio dove diciamo, l'animale vive, eh, io definisco una frase in cattività, quindi dove magari calpesta le feci, le urine, il fango, quindi in una situazione diciamo, di disagio, allora sempre questo complesso di eh, microrganismi ed enzimi, Ebbene eh, spanderlo proprio a spaglio, eh, devo dire, anche per il bassissimo costo che può avere, anche magari quei 50 grammi alle, al metro quadro. Questa è una soluzione preparata in un modo armonico che prende il dominio dell'ambiente e prende coerenza perché è caricata anche con delle frequenze, non parliamo di eh, elettromagnetismo, ma ha una reazione magnetica come magari il comportamento delle radio, delle onde magnetiche e di frequenze che si ripetono. E, queste, e quindi, ad esempio, l'ambiente viene completamente bonificato. Questo è un trattamento che, nella peggiore delle ipotesi, Vogliamo considerare proprio tutto ciò che è in cattività. Consideriamo che, in, in un periodo di tre mesi, avremo dei vantaggi incredibili: salute nell'ambiente, salute per l'animale, salute per chi ci vive, il rapporto col vicinato. Niente mastiti. Tant'è vero che nel Veneto noi abbiamo un signore che ha certificato la produzione del latte e vende il latte privo di antibiotici, è riuscito utilizzando il organismo. E vende questo, questo prodotto risultato. privo di antibiotici e aggiungo un altro particolare. Tra l'altro la frase usare entro e quindi noi abbiamo, abbiamo già deciso che entro quella data dobbiamo consumarlo. Diversamente lo buttiamo, quindi uno spreco. Pensate soltanto che in Italia si buttano via 16 miliardi all'anno per tutti questi sprechi, ma questo latte, anche se l'obbligo di scrivere, usare entro quella data, la scadenza, se lei cioè. lo consuma anche dopo un mese dalla scadenza, aperto e tenuto in frigo, non si separa, non cambia sapore, non forma coaguli. E questa è la nostra salute, perché possiamo solo difenderla partendo dall'ambiente. Avremo un'alimentazione sana, di salute, e però se non partiamo dall'ambiente non riusciamo ad avere nient'altro che quello che purtroppo oggi sono tutte queste malattie, che è anche definite rare. In tre mesi, il 90% del problema delle mastiti è debellato, non ci sono più problemi podolici, quindi ai piedi, e in modo particolare. Abbiamo eh, gli animali, se parliamo dei bovini, le vacche producono molto più latte perché, quando c'è una mastopatia, la vacca poi non, è più, non torna più come prima. Quindi, a parte il latte che si perde subito, però, non avrà più lo stesso quantitativo del latte perché io ho imparato, grazie a questi allevatori, che hanno creduto magari in queste minuscole creature fantastiche che le abbiamo tutti a portata di mano. E mi auguro che tanti comincino naturalmente a realizzare queste cose per poterle naturalmente diffonderle come sto facendo io oggi. La salute appartiene a queste cose. Partendo da questi microorganismi pensiamo soltanto che il nostro intestino è fatto per l'80% di questi microbi e batteri. Quindi questi bravi ragazzi, va bene, sono capaci di intervenire in questo modo ma la cosa più importante ancora di più è che riusciamo veramente e poi ne parleremo in seguito eh, avremo il vero fertilizzante che la terra aspetta certo, è, è molto più ampio l'argomento è tutto ampio di, perché si, si, chiude, si, si chiude il, il, il cerchio sì. cioè noi siamo tutt'uno e quindi la nostra alimentazione che sia è dedicata agli animali o la nostra, il nostro organismo trattiene quello che le serve, il resto lo cede, e lo cede alla Terra, in modo che tutti si rinnova. Il microbiota non è solo presente nel nostro intestino, che ormai è risaputo, ma anche la Terra ha il suo microbiota che prende il nome di edafon, che magari avremo l'occasione di parlarne poi per avere realmente il meglio della salute attraverso l'alimentazione. E questo è il processo, quindi ambienti sani ed è, credetemi, la soluzione. Perché non cominciamo, facciamolo insieme. Tra l'altro insomma tra i consumatori c'è molta attenzione, una parte di questi per quello che è naturale, biologico, però non può prescindere da eh, un, un approccio di questo tipo la, negli allevamenti, nell'agricoltura. Certo, perché la nostra salute parte sempre, solo e esclusivamente con l'attenzione dell'ambiente. Un ambiente sano produce naturalmente un buon alimento e produce la nostra salute. Ma se noi ad esempio consumiamo, anzi noi siamo abituati a uccidere tutto ciò che non ci piace e abbiamo creato l'agricoltura della morte. Tant'è vero il termine uccidi deriva, pensate un po', pesticidi, biocidi, insetticidi, queste espressioni risuonano, ma anche nell'ambiente dove noi viviamo spesso questi detergenti sono troppo invasivi e noi sembra che non ne possiamo fare a meno. Avremo modo naturalmente di prenderci cura di noi con la prossima occasione, e spero ci sia, per parlare proprio dell'ambiente che può essere proprio il nostro ambiente domestico. Noi possiamo fare qualcosa. E questo è il modo per cominciare a difenderci partendo curando il nostro ambiente. Certo, perché uccidere eh, i microorganismi, quelli diciamo eh, patogeni o comunque... I microorganismi che, che aggrediscono bene, i patogeni, eh. quindi il patogeno è la causa delle nostre infezioni, delle nostre malattie, esatto, dei nostri stati di questo raffreddamento dire, sì. e delle nostre forme influenzali, per non perdere di peggio. Però nell'alimentazione noi oggi cosa troviamo? Troviamo molta mh, apparire, apparire l'estetica, il prodotto molto bello, curato nei particolari, con magari conservanti, stabilizzanti, chelanti, che sono tutte sostanze che il nostro organismo non le riconosce e per accumulo cominciano naturalmente a creare dei disagi. E questa è una delle cause. Che porta poi a delle nostre sofferenze, anche di concetto psicosomatico, anche espressioni emozionali, il microbiota ce lo indica. Una sensibilità psichica, che ne potremo parlare in seguito, ha sicuramente un grande valore partendo sempre dal discorso dell'ambiente. È tutto qua. Questi microorganismi sono una cosa fantastica, una È vera e propria caratteristica che noi abbiamo. Ehm, Probabilmente per tanti interessi voluti dimenticare, metterli a parte, ma noi non siamo da lì. Ci sono dei microrganismi che addirittura hanno la forza di vivere eh, a delle temperature di 800 1000 gradi, se non superiori. E poi hanno la forza di lavorare sia sì ambienti aerobici, quindi in presenza di ossigeno, ma anche anaerobici quindi mancanza di ossigeno. L'importante è non invertirli. È questo. E loro come trovano, come vengono dispersi, va bene, sanificano, bonificano e riducono immediatamente tutto ciò che è patogeno e pensate soltanto alla ecco, nostra salute, soprattutto negli ambienti dove abbiamo magari a volte delle allergie, delle sensibilità a livello soprattutto cutaneo, ma anche legate all'apparato delle vie respiratorie questo. Certo, insomma, non si può pensare di eh, perseguire il benessere eh, lavorando solo in certi settori trascurando però la prima causa esatto. che è l'ambiente. Oggi se ne parla e eh, si parla di inquinamenti, si parla di aria, si parla di questo, però abbiamo bisogno di ricomporci attraverso queste minuscole creature invisibili costituiti da questi complessi microbiologici su base enzimatica. Dove ad esempio questo complesso quando viene disperso, io, la preparazione in polvere per me è, è bellissima perché è, non ha mai scadenza. La versione invece liquida che è, è giusto anche prepara, dare un servizio maggiore, è, che deve essere in una soluzione glucosata, però è un prodotto concentrato che almeno ti dura senza problemi due anni. Ecco, è questo. Però io dico, penso che nell'ambiente dove abbiamo il ricovero degli animali, eh, che abbiamo anche il problema delle, del gregge, degli ovini, soprattutto in Sardegna, abbiamo il problema delle bufale, abbiamo il problema dei suini qua nel nostro territorio. E basta cominciare. E poi tra l'altro vorrei anche fare un conto economico, perché trattamenti diciamo, di questo tipo, se prendo in esame una, una vacca, ecco, in, in tutto diciamo, il percorso, una vacca ti costa al giorno, nella peggiore delle ipotesi, 26 centesimi. Se invece abbiamo un ambiente già molto ben orientato, ben curato, anche a livello frequenziale, e con una buona acqua, perché l'acqua poi è la prima fonte di vita, considerate che abbiamo una spesa ogni vacca di 15 centesimi, il costo di una borsina che quando andiamo a fare la spesa, compriamo due cipolle, dobbiamo metterle in quella borsina di plastica e ce la fanno pagare 15 centesimi quando solo il pensiero che quel fertilizzante che noi andiamo a ricavare grazie a loro ogni vacca rende al giorno 500, eh, 5 euro, perché ogni vacca renderà all'anno almeno 2000 euro facendo un conto sui fertilizzanti chimici che sono tutti macroelementi che sono inutili, vediamo come si è ridotta l'agricoltura, dai foraggi alle, alle, alle coltivazioni dei vigneti e tutto il resto. La peronospora, cioè è un problema che ci insegna. Non è cambiare, dobbiamo cambiare, no. Cominciamo utilizzando queste cose che sono a portata di mano, l'importante è che vengano realizzate in un modo corretto. In modo che ad esempio lavorino in un, in, un, in un modo armonico e che vengono preparate secondo frequenze coerenti. Per quale ragione? Perché se io ho un suino, devo darle una frequenza relativa al suino perché non è un ruminativo e allora devo gestire il rumine dando delle frequenze coerenti in base al tipo di animale che ho. E così vale magari per i polli. Pensate un po' che ad esempio il problema del pollo è un problema molto serio, delle galline. Tutte anche queste malattie, la coccidiosi è un problema serio, che poi vengono ancora oggi probabilmente utilizzati degli antibiotici che poi noi andiamo a consumare. E pensate alla salmonella che hanno ritirato poco tempo fa delle uova. Ma se noi utilizziamo lo stesso metodo che io ho spiegato prima, Evitiamo questi problemi. Bene, eh, oggi ci siamo concentrati soprattutto sul discorso degli animali, adesso sì. le galline, gli allevamenti di suini, eh, però eh, come abbiamo già detto altre volte, poi torneremo ancora a parlarne nelle prossime puntate, sono molto molto importanti anche negli ambienti domestici, ma anche in quegli ambienti pubblici come sono gli ospedali. Come sono certo, i trasporti le pubblici, le case di cura, le sì, mense dove mandano i nostri bambini. Ma, ehm, dove sono io, ad esempio, la, ad esempio, ci sono degli istituti come la Croce Rossa, la Croce Verde, la Croce Arancione, eh, la Croce Bianca, utilizza, li utilizzano all'interno diciamo, degli ambienti dove. Si va a recuperare purtroppo delle persone e anche nell'abitacolo è stato fatto un, è stato messo a punto degli esami tramite ad esempio ARPA spero di non dire delle cose ma ci sono i certificati che sono prodotti che sono veramente fantastici perché sono edibili. Sì, lei ci ha mostrato più la di una volta sì, che si possono La bellezza anche è che sono, sono edibili, che magari il nostro intestino, non magari il nostro intestino, spesso ne ha particolarmente bisogno. E' questo è il vantaggio. Quindi, non c'è bisogno di utilizzarle con delle mascherine, con determinate precauzioni. Con i guanti. Con, con dei guanti o meno. Mm. E quindi è una cosa che dobbiamo portare sicuramente avanti, ma soprattutto anche io ehm, voglio lanciare questo messaggio: per assumiamoci noi la bellezza di questa responsabilità per l'ambiente partendo dal domestico, perché ad esempio in Veneto. Eh, stanno utilizzando questi, questi microrganismi soprattutto nella raccolta della differenziata di tutto questo, di, di tutto questo patume che noi produciamo diciamo, di continuo e creiamo veramente ambienti pieni di patogeni. E quindi ci sono due aziende eh, in Veneto che si sono assunte queste responsabilità e finalmente hanno battuto gli odori ma danno immediatamente anche, si innesca quel processo di, eh, diciamo di, di compost per avere di nuovo il vero fertilizzante che la terra aspetta. Quindi micro elementi e non i macro, ma con dei costi ridicoli. E anche questo è un aspetto interessante. E considerate soltanto che utilizzando ad esempio delle, delle, delle sostanze chimiche come può essere l'urea, se noi diamo il valore di un vero fertilizzante che l'abbiamo dopo tre mesi, solo il 20% del costo dell'urea, che poi si compra, si importa, eccetera, il 20% ogni vacca, facendo i conti di quanto emette di scarto ogni vacca all'anno, minimo guadagna, 20% del valore guadagna 2.000 euro. I conti me li hanno fatti gli allevatori a me, non me li sono immandati. Quindi vale per i suini. E soprattutto eh, c'è la possibilità veramente di trovare il senso della nostra salute attraverso l'ambiente e soprattutto far vivere bene l'animale e avere anche chi consuma carne va bene una qualità decisamente molto migliore. Con bel Gusto con tutto. Bene, io ringrazio Roberto Solimè per Grazie essere stato con noi oggi. E ringrazio anche i nostri telespettatori, continuate a seguirci, abbiamo altre cose da, da dirvi e da spiegarvi sui microrganismi molto importanti.